Buonasera signore e signori, siamo sempre qui al ristorante Casalice. Oggi è entrata la primavera e quindi cercherò di portare appunto un po' di primavera sui miei piatti. Spero di riuscirci e volevo ricordarvi che io ho anche una pagina Facebook e Instagram che si chiama Chef Davide Nanni. Se volete seguitemi, lì c'è tutto il backstage della mia cucina dove magari faccio delle stories, dove faccio alcune preparazioni. Il piatto di oggi è il tonno in crosta di tre senapi con cuore di amarena su vellutata di topinambur. Adesso vi farò vedere intanto come si prepara il tonno. Allora, ho messo un po' di senape, adesso aggiungerò un po' di senape appunto antica e di solito uso anche la senape di Digione, ma oggi non ce l'ho. Andrò a mettere un uovo, un goccettino d'acqua per allungare un pochettino, un pizzico di sale e andrò appunto a miscelare. Poi mi regolo in base alla densità di cui ho bisogno, aggiungo ancora un po' d'acqua. Ecco qui, la densità è arrivata giusta. Poi andrò appunto a prendere il tonno, lo bucherò leggermente senza arrivare all'altro lato con il mignolo, così almeno non si rompe troppo, e prenderò un'amarena. La metterò nel cuore del tonno. Dopodiché passerò prima ad infarinarlo. Dopo lo passerò nella appunto senape con l'uovo che vi ho fatto vedere poco fa. E dopo lo passerò nel pan grattato facendogli appunto la crosta. Schiacciate bene in modo tale che si asciughi tutta la parte più liquida sotto. Dategli anche una forma. E questo è il risultato. Adesso io ho già un tonno, ce l'ho nella friggitrice, sempre per velocizzare il processo. Nel frattempo vi spiegherò come fare la vellutata di topinambur. Questo è il topinambur, una patata carciofata. Lo pelate, lo tagliate a pezzettini e lo mettete dentro un pentolino con un po' di olio, anche se volete un pezzettino d'aglio che poi ve lo dovete togliere. Su 4 topinambur di questa, 4-5 di questa grandezza, andrete a mettere una patata così grande e fate rosolare. Dopodiché aggiungete l'acqua, 2 dita, fate cuocere. Quando sono morbidi, scolate la parte di acqua, frullate la parte di topinambur e patate e a seconda della vostra come lo preferite, andrete ad aggiungere l'acqua, se lo volete più denso o più liquido. Adesso vai, passami il tonno, Marco. Io procederò con l'impiattamento, appunto, ho un po' di topinambur già caldo, che ho scaldato. Grazie Marco. Andrò appunto intanto ad adagiare. Vai Marco, vedi, se è arrivata qualche comanda puoi anche cominciare. Andrò a mettere il topinambur. Nel frattempo taglierò il tonno con un coltello a sega per evitare di spaccare la crosta. Io sto usando solo il peso del coltello con una leggera pressione. Vedete? Guardate che bello. Andrò a mettere un pizzichetto di sale e poi procederò ad impiattare. Andrò a mettere semplicemente i tonni sovrapposti. Metterò un ribes per dargli del colore, un po' di prezzemolo per dargli sempre un colore verde, qualche germoglio e un filo d'olio per rendere più luminoso il piatto. Ed ecco a voi, tonno in crosta di senape con cuore di amarena su vellutata di topinambur. Lo chef Davide vi saluta, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, alla prossima!